Salve a tutti, io sono Eleonora Evi, faccio parte del Meetup di Cormano in provincia di Milano, da 4 anni sono attiva, ho una laurea in design al Politecnico di Milano e lavoro nelle relazioni internazionali per un consorzio che si occupa di formazione nel campo del design. Per me design e politica sono da sempre state due temi molto affascinanti e su cui mi sono molto, molto concentrata e trovo un grande nesso tra queste due cose. Grazie, come dire, a un approccio più da designer, io mi sono accorta di come il nostro modello di sviluppo è fondamentalmente una linea retta, infinita. Produzione, consumo sfrenato e produzione di rifiuti, questi rifiuti che ci stanno invadendo e stanno veramente inondando il nostro paese. Credo che questa modalità di crescita sia completamente sbagliata, che debba essere assolutamente ripensata. Dobbiamo riuscire ad imitare quello che invece è il ciclo naturale della natura. La natura fa un ciclo, è un cerchio fondamentalmente. In natura non esistono i rifiuti, tutto ciò che si crea, si distrugge, si trasforma fondamentalmente. E in questo modo l'uomo deve riuscire ad adattarsi a quella che invece è un modello di sviluppo, quindi circolare, la famosa circular economy. Io credo molto in questi temi, credo molto nella possibilità di realizzare queste cose, perché fondamentalmente si riesce a cambiare completamente il paradigma con cui creiamo sviluppo, ma creando anche profitto, per carità, perché non è quello, non stiamo per forza regredendo, anzi, grazie all'innovazione, alle tecnologie, possiamo riuscire a combinare tutti questi elementi, riducendo quindi le risorse materiali che utilizziamo, cambiando il modo in cui pensiamo al possesso degli oggetti, cambiando il modo in cui pensiamo all'utilizzo dell'energia, per esempio, e cambiando il modo di vivere fondamentalmente, per raggiungere una sorta di prosperità che si basa su una condivisione di saperi, di conoscenze, di partecipazione, di condivisione, per una cosa molto semplice, oggi l'ho detto parecchie volte, che io credo molto importante, il diritto alla felicità fondamentalmente, che è una cosa di cui tutti quanti noi dobbiamo ambire ed è un qualche cosa che possiamo arrivare ad ottenere cambiando completamente il nostro modo di vivere oggi. Stiamo lavorando sempre di più, sempre più ore, stiamo ritornando a lavorare 10, 12, 15, 20 ore al giorno, non è normale, dovremmo riuscire a lavorare di meno. Usare quelle ore che riusciamo ad avere libere per pensare alla nostra famiglia, alla cultura, allo stare insieme, alla natura. E queste sono fondamentalmente le cose in cui io credo e in cui qualche anno fa, quando davo volantini in Piazza Cormano, mi dicevano no, ma è un'utopia, è un sogno, eravamo al 2%, quindi in quel periodo in effetti molti mi dicevano no, ma cosa stai facendo? Oggi siamo dentro, oggi siamo arrivati a fare politica senza soldi, abbiamo tolto i soldi dalla politica, stiamo facendo vedere che questi sono risultati concreti e possiamo farlo, quindi secondo me l'utopia la stiamo già realizzando.